Buongiorno a tutti, oggi procederò a digitalizzare una vecchia lima a motore G. Questi che vedete sono dei tower LED opportunamente modificati per l'illuminazione del modello. Come potete vedere dallo schema abbiamo il comune positivo di colore blu, poi il filo giallo per le luci posteriori e quello bianco per quelle anteriori. Ecco, preparo i fili con un po' di stagno per agevolare la saldatura ed inizio a saldare. Filo blu abbiamo visto per comune positivo, filo giallo negativo luci rosse e bianco negativo luci bianche. Vi faccio una verifica veloce per vedere la lamella prendicorrente a quali assali è collegata. Rimuovo il cablaggio originale e poi preparo il cablaggio con il filo rosso che andrà collegato alle lamelle prendicorrente che sono a contatto con gli assali delle ruote poste sul lato destro, considerando il motore G nella parte posteriore del modello. Intanto tolgo un po' di ruggine dalla lamella che è collegata al perno degli assali folli e pulisco il tutto con un disossidante per contatti elettrici. Incastro la lamella nel perno e preparo il cablaggio che servirà a prelevare la corrente dal binario di sinistra. Stessa cosa per il motore, preparo il cablaggio con filo grigio sulla parte della lamella destra guardando il motore e filo arancione sulla parte della lamella sinistra. Collegando il filo arancione al positivo di un alimentatore e quello grigio al negativo, vediamo che il modello va in avanti, quindi tutto ok. Passiamo al carrello folle. Qui procedo allo smontaggio per poi aggiungere un'ulteriore presa di corrente. Ho quindi utilizzato due rettangoli di lamelle avanzate e li ho saldati tra di loro incastrandoli nel telaio del carrello, quindi senza utilizzare colla o altro. Sono bastati due punti di saldatura tra la parte superiore ed inferiore e il tutto è rimasto ben incastrato. Poi ho saldato altre due lamelle che serviranno a prelevare corrente strisciando sulla parte interna delle ruote, quindi sulle vele. Ho regolato la prima lamella inserendo la ruota e verificando che strisciasse senza causare eccessivo attrito. Poi ho saldato la seconda lamella, stessa verifica con l'inserimento della ruota. Ed infine, dopo aver fatto qualche altra regolazione, procedo con la chiusura del carrello. Eseguo col tester una piccola verifica di conducibilità per tutti e due gli assi. Poi effettuo una piccola saldatura sulla lamella che servirà a prelevare la corrente dal binario, dalla rotaia del lato destro, quindi il filo sarà di color rosso. Prendo anche qualche misura per effettuare il foro in cui andrà a passare il filo appena aggiunto. Poi rimonto il tutto e verifico che il carrello non abbia impedimenti nella rotazione. A questo punto procedo con la pulizia del motore, quindi lo smonto togliendo le viti. Questo per mia comodità lo faccio in questo modo, ma anche togliendo il carterino da sotto, come vedremo più avanti, magari a voi risulta più semplice, quindi smontando proprio tutto e estraendo. Ecco, vi faccio delicatamente attenzione a non far saltare via le mollette. Rimuovo il carterino
togliendo le due viti e procedo a estrarre tutto il gruppo motore. Andrò poi a sgrassare i vecchi residui di olio e di grasso e di sporcizia che si erano accumulati e poi con un disossidante per circuiti elettrici pulirò sia lamelle che il rotore del motore e tutte le parti elettriche. Rimuovo poi i dadi esagonali per poter estrarre il gruppo di ingranaggi e dare anche su questi una bella pulita. Gli ultimi due ingranaggi, quelli più vicini alle ruote per capirci, li ho lasciati in sede e li ho puliti direttamente in sede. Questo per non procedere con un estrattore a rimuovere le ruote. Terminata la pulizia degli ingranaggi, procedo ad oliare semplicemente i perni dove gli stessi andranno a scorrere, ecco, non ulteriori parti, solo i perni, le boccole dove scorre l'asse del motore e basta. Procedo a rimontare tutti gli ingranaggi e una volta terminato inserisco nuovamente il motore all'interno della culla dove era ospitato. Per finire pulisco anche la lamella prendicorrente, nonché gli assi dove questa va a strisciare per prelevare appunto corrente. Procedo quindi al rimontaggio del motore inserendo il magnete, il rotore e la lamella prendicorrente. Diamo una pulita anche agli indotti dove inserisco poi le mollettine e i carboncini. E procedo alla chiusura di tutto il gruppo motore dopo aver aggiunto un goccettino di olio sui perni di scorrimento dell'asse del motore. Infine eseguo un test di funzionamento del motore, dandogli tensione e vedendo che tutto funzioni correttamente, quindi non ci siano intoppi. Come ultima cosa aggiungo proprio una micro gocciolina sui perni anche degli ingranaggi. Molti dicono che non va fatto, ma insomma io lo faccio, ecco. Poi basta non esagerare perché altrimenti diventa proprio una calamita per grasso, peli e sporco. Un'ultima pulita ai copricarrelli. Dopodiché procedo a rimontare il tutto. Adesso procederò a cercare il miglior alloggiamento per il PCB che conterrà la spinetta del decoder. Quindi questa me la sto facendo io da zero con un po' di saldature, ma se volete che non siete pratici di elettronica non c'è nessun problema, ne trovate in vendita di diversi tipi e dimensioni. Quindi basta scegliere quella che fa più comodo a voi. In questo caso io, oltre all'alloggiamento del decoder, predisporrò anche una spinetta a tre poli, che praticamente porterà attenzione alle luci, frontali e posteriori della locomotiva. Il tutto per facilitare, lo smontaggio e rimontaggio della cassa dal telaio. Inizio a prendere alcuni appunti per le saldature al contrario che andrò a effettuare sul connettore a 8 pin. Quindi in questo caso mi segno tutto quello che è necessario e poi procedo con le saldature con tutti i fili a norma NEM. Ecco qui, procedo con le saldature. E niente, molti mi dicono, ma ne vale la pena effettuare questi interventi su una motrice Lima che comunque costa 15 euro, ci spendi soldi e tutto il resto? Beh, io vi posso dire che uno, come pratica, è sempre buona cosa farla su un modello di basso costo, prima di arrivare chiaramente a lavorare su modelli da un prezzo importante. E poi un'altra cosa che posso dire, alla fine, utilizzando un decoder economico cinese e costruendoti da te il PCB,
alla fine la spesa è contenuta. E tenete presente che io questa motrice la utilizzerò per effettuare la pulizia dei binari in accoppiata a un carro a cui nella parte di sotto ho montato un feltrino. Diciamo quindi che farà principalmente questo. E poi, se verrà il figlio di qualche amica, è sempre piacevole farlo giocare con una motrice che non dà problemi, insomma, ecco. Ecco, quasi terminato il cablaggio, sto solo fissando il PCB con due piccole viti che avevo messo da parte. Mi raccomando, non molto alte, altrimenti creerete problemi nella parte di sotto del carrello, quindi state attenti. E dopodiché con un po' di biadesivo fisserò nella parte anteriore il decoder. Ecco, il biadesivo serve solo per tenerlo fermo, niente di che. Mentre qui potete vedere un altro PCB che ho creato per la parte dell'illuminazione, quindi ci sono semplicemente allocate quattro resistenze e poi c'è il connettore a 3 pin che si va a inserire direttamente sul telaio, come vi avevo detto. Ho anche appesantito con un piombo di 50 grammi la parte centrale per migliorare la trazione del modello. Poi, se ci prendete gusto con le saldature, potrete anche aggiungere ulteriori lamelle che andranno in parallelo a quelle del cablaggio originale, solo per avere più punti di contatto. E niente, questo è il video di come va la locomotiva, la motrice, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!